Poi ci sono gli amici insieme a me, anni, perché io ho iniziato lì, il cuore sta lì, la comunità Amy, non posso dire niente perché sennò sono di parte, che saluto affettuosamente, perché loro hanno partecipato 2 anni fa, ora li vedo anche cresciuti, spero che siano cresciuti anche, no? Solo d'altezza. Di quello. Vabbè, accontentiamoci, dai, accontentiamo. Per il momento va bene così. Poi ci sono gli amici di Bitonto, che purtroppo però non sono potuti venire, da Bari. E poi c'è un autore di Ravenna, Michel Capozzi. Però quindi nel frattempo io volevo ringraziare gli amici che hanno contribuito a fare la mostra fotografica, quindi le varie strutture e autori privati. Abbiamo Cristo Pantacratore di Borghetto Palermo, Neonos di Lariano, alcune foto della John & Mary, poi abbiamo Mirella Venire di Piacenza, Giordano Quaresima che da queste parti, che sta pure qui, però sarà, non si sa, quindi ce l'avevamo bene. Matrioska pure ci ha fatto delle foto e Alessandro Giallatini. Alessandro Giallatini. Dai su. Vabbè. Ok, Franco dov'è? Franco Mastrantolo, vieni qua. Tu devi aprire la serata. Scusa, senza intanto mi prepari il saluto appunto degli amici di Palermo. Va bene? Tu mi devi spiegare perché mi parli da una parte e poi no, ti saluta, quindi apri il festival, la seconda serata del festival. È serio. Buonasera. Buonasera. Franco Mastrantonio. Ti saluto in comunità Giovanni e Mary. Mi raccomando. Buon benvenuto. Oh, bravo, ho fatto. E io ovviamente metto il mio naso perché nasco clown e chi è stato clown può capire cosa c'è dietro questo naso, giusto? E ovviamente nelle cose importanti io non posso non permettermi. Quindi, anche perché voglio ricordare Massimo, che è il nostro amico di John & Mary, e ieri abbiamo avuto Stefano con il film Non ci resta che piangere, perché alcune scene sono state girate qui alla sede in italiano. Sono bravo, vedi? Ok, allora vediamo i ragazzi di John & Mary. Vieni, fai un applauso. Allora, un attimo, c'è di qui, vieni qua, vieni qua, essere, cioè, dobbiamo etichettare. Si che può parlare, vai. Sì, devo hai fatto le riprese. Le tigi. Non è abituato. Troppo alto. Vabbè, dopo questo posso iniziare. La mia più che una presentazione vogliono essere dei ringraziamenti. Allora, ogni anno sono fiera di lavorare a fianco di questi ragazzi e trasformare con loro in video una storia fatta di parole, sogni, paure, fatta di vita. La storia di quest'anno non tratta di nessuno di loro, ma ci ha detto un frammento di tutti. Sono veramente orgogliosa nel vedere crescere di anno in anno il numero dei partecipanti, di vedere accrescere le loro competenze.
e sentirli più sicuri in quello che fanno. Questa attività, che può sembrare puramente ludica, permette a loro di impegnarsi in qualcosa di concreto, tralasciando anche solo per un minuto i loro problemi. Inoltre gli dà modo di esprimersi in maniera totalmente libera, facendo emergere a volte un mondo sommerso. Le immagini più belle sono quelle che non vedrete in nessuno dei nostri corti. Le conserviamo gelosamente nella nostra memoria e se con quelle potessimo realizzare un video, sono certa che vinceremmo. Queste immagini parlano di loro, dell'impegno, la passione e il tempo che è stato dedicato a questo lavoro, degno dei migliori professionisti. Vi auguro una buona visione e vi presento Vito, che ha una presentazione vera e propria del nostro corto. Bravo Vito! Buonasera, noi di casa Johnny e di casa Mary, insieme a voi che provenite da vari luoghi del paese, esporremo un video intitolato "Ma è una cosa seria". Noi ci siamo ispirati ad un'opera di Luigi Pirandello del 1918, dal titolo "Ma non è una cosa seria". Si tratta, nel nostro corto, di una truffa nei riguardi di un ultra sessantenne da parte dei suoi nipoti, senza che, una volta smascherati questi ultimi, nessuno sappia come debba agire. In questo momento noi vogliamo apprezzare allo stesso modo gli altri 12 corti ed augurarvi una buona visione e rivolgere a tutti i presenti questa parola. Benvenuti! Io mi chiamo Cesare, sono un grande professionista, ma soprattutto, attenti, non ridete, che io mi chiamo Iuri Iulio del Colosseo, ma guarda, ma sto cacciando, vieni qua, dai. Presenta un bacio dalla Bielorussia. Perché Masha è una bambina che... È una bambina quando è venuta qui in Italia dalla Bielorussia, quindi un paese vicino ai confini con l'Unione Sovietica, giusto? Sì, l'Unione Sovietica. No, l'Ucraina forse. No. 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 L'Unione Sovietica. Ex Unione Sovietica. Sì. Quindi vicino purtroppo dove c'è stato il danno di Chernobyl, che non vogliamo ricordare oggi per no, niente. No, 30 anni. 30 anni. E Marcia è qui con noi, alla facciaccia di Dinum, facciaccia. Vai, presentaci il video. Siamo ancora qua. Adesso vi presentiamo un bacio che si parla di due ragazzi, nostri amici che... vivono in Bielorussia, che ci sono sposati e buona visione, a me mi ha colpito molto. Un applauso. Ti dico che nella visione dei ragazzi questo video ha colpito tantissimo, perché per i nostri ragazzi poi questi piccoli gesti. Che questi ragazzi nostri vivono in tante case famiglie. E noi siamo andati una troupe e abbiamo girato in una giornata intera a loro che ci sono spostati e ci hanno colpito ancora di più. Bene. Oh, che bello! Ma guarda, io che ti sento in trasmissione, ma ti vedo emozionata. È bello, anche perché devo dire con la vostra partecipazione il festival diventa internazionale, quindi li dobbiamo contattare, gli amici della Bielorussia. Sì, perché anche loro sono i girovighi nostri. Perciò. Quindi. Noi là e loro qua. E attraversiamolo. Lo specchio! Perfetto, dai, allora. Su YouTube, se scrivete Cooperativa Matrioska tutto attaccato, trovate 720 video che sono corti, lunghi, televisione e così via. No, volevo solo dire una cosa in aggiunta a quello che ha detto Masha, visto che me la dà, vabbè. Allora, sì, intanto questo sì, Rusla è andato al bagno perché è tornato. Allora,
Allora, prima che viene appunto l'autore, appunto questi qua sono sempre lavori collettivi, però in particolare abbiamo portato questi due corti, a differenza di quello di ieri sera che era un po' più lungo, perché l'hanno un po' ideati proprio, soprattutto nelle riprese, questo Masha e quello che viene appresso, che adesso spiegherà meglio Ruslan. Dicevo, questo qui, Un bacio, in realtà non è semplicemente una cronaca di un matrimonio, perché la collega Matrioska è costituita da giovani bielorussi che stavano in un orfanotrofio speciale, ho detto ieri sera, qualcuno ha fatto la strada, qualcuno il manicomio, poi a un certo punto hanno avuto la possibilità di venire in Italia stabilmente, hanno fatto una cooperativa sociale integrata, per loro è un lavoro quello di fare le riprese video, il montaggio, la televisione, quindi diciamo che loro si guadagnano la loro busta paga. Grazie a questa possono stare in Italia, perché sennò sarebbero extracomunitari espulsi, perché sennò non avrebbero il permesso di soggiorno, quindi di avere. Quindi abbiamo fatto un corso di formazione e aggiornamenti continui, e loro praticamente con il loro lavoro, e questo quindi prima che lo dice Ruslan, è anche un appello che se uno vuole fare un matrimonio, una prima comunione, un convegno, invece di chiamare sempre i soliti service, ci sono anche loro, perché questo è un momento anche molto difficile per il lavoro. In particolare, dicevo, questo qui del bacio, sono due dei ragazzi che invece seguiamo ancora là in Bielorussia, noi abbiamo quattro case famiglia più altri che sono invece in tutela presso famiglie, che stavano dentro manicomio per strada, tutti ragazzi con problemi psichici per lo più. In particolare questi due ragazzi hanno realizzato un sogno, quello di sposarsi, ma nella massima povertà in cui stavano non avrebbero mai potuto farlo, quindi siamo andati là, gli abbiamo portato il vestito da sposa più bello che avevamo, sia lo sposo che la sposa, abbiamo organizzato i fuochi d'artificio, il pranzo, cioè un matrimonio faraonico anche per tutto il villaggio, che a noi ci è costato 700 euro, che con 50 invitati, tutte queste cose, quindi ci siamo arrivati questo sfizio e loro hanno questo sogno che hanno realizzato, quindi magari sarà una piccola cosa per degli orfani che sono vissuti sempre senza genitori, sempre in posti bui, angusti, così, avere questa possibilità. Quindi questo qui poi è stato un regalo indiretto che noi abbiamo fatto a loro per rendergli anche il matrimonio. Questo è un corto che è stato l'ultimo film che hanno fatto invece la collega Matrioska, Giro Vagando, di circa 2 ore e mezza, e questo è uno dei capitoli di questo film che, di cui trovate notizie su www.coop-matrioska.it. Vi dico adesso il sito, perché da lì andate su YouTube, andate sul blog, andate su un altro sito, insomma, do la parola a Ruslan. Allora, il video che vedete adesso è un video che praticamente ho montato tutto io. La regia è di Giovanni Gaia, però il montato l'ho fatto tutto io. Praticamente è una poesia inedita della raccolta che si chiama Le stanze inquiete, di una poetessa lucana che ci ha dato la disponibilità di fare questa poesia. La cosa più bella è che in occasione dell'Expo di Milano noi avevamo pensato di fare questa poesia multilingue, cioè all'interno ci sono le lingue come l'inglese, francese, spagnolo e russo, e l'italiano, portoghese e italiano, perché noi abbiamo provato a mandare questa poesia all'Expo di Milano. Non ci siamo riusciti perché il sito della RAI era talmente intasato dagli altri filmmaker, e quindi noi, però abbiamo fatto del nostro meglio. E quindi adesso vedrete questa poesia che a me piace moltissimo perché è il lavoro che ho fatto io. Sono contento. Scusa, Luca, devi essere pure ancora più contento perché vuoi mettere sì. L'Expo con l'Expo nostro. Piazza Marco Antonio, colonna, e invece abbiamo la colonna, ma io non vedo mai Franco Maestro Antonio. Tanto voglio ringraziare te e Fabrizio per averci invitato ancora una volta e questo festival, che è un festival importante, ma veramente importante, perché a livello nazionale e anche internazionale sono pochi gli spazi dove possiamo presentare e i nostri ragazzi soprattutto possono presentare i loro lavori, loro lavori. Quindi è importante che questo festival cresca sempre di più. Niente, quello che noi presentiamo stasera è un lavoro che in realtà ha iniziato lo spettacolo, insomma il documentario che
che parla di uno spettacolo che abbiamo fatto al Teatro Ariston, una trasposizione teatrale del film di Shrek, e è stato realizzato nell'arco di 5-6 mesi, però riguardo un progetto che ha avuto inizio circa 7 anni fa, quando ho cominciato a lavorare in comunità, e il mio sogno era quello di fare uno spettacolo in un teatro vero, con un palcoscenico di legno, con i camerini, e vedere, e io stare alla postazione mix, e vedere 50-60 di loro in scena autonomamente. E questo obiettivo è stato realizzato, ed è stato veramente un momento magico, specialmente il 16 marzo, quando questi ragazzi hanno fatto lo spettacolo per una platea di 500 bambini. Bravo, capisce di teatro sa che il pubblico più difficile al mondo è il pubblico di bambini, perché un pubblico adulto, se lo spettacolo non piace, sta in silenzio al limite del teatro e se ne va. I bambini no, i bambini, se lo spettacolo non piace, te lo fanno sapere subito all'istante. Io ho con me Costanzo, calma, sei emozionato, sì. Vieni qua ragazzi, bambini, allora. Ho con me un protagonista, il coprotagonista dello spettacolo, che è Giorgio, che interpretava Ciuchino, e Lord Farquhar, per chi conosce il film Shrek. Passo la parola a loro due, così magari dite anche voi, che okay, prima Paolo. Okay, Paolo. Ah vabbè, io facevo una parte di contorno, una parte di un antipatico, quindi i bambini quando sono andato, quando sono uscito mi mandavano via, proprio volevano abbracciare Shrek e Ciuchino, quindi passo la parola a Ciuchino. Ciuchino. Beh, di antipatico non c'era solo lui, ma c'ero anch'io come Ciuchino, perché comunque Ciuchino è antipatico ma è carino comunque. Vabbè, il personaggio è molto bello, molto interessante, non è solo magico il pacco, ma è magico anche tutto quello che c'è stato dietro nella realizzazione del cortometraggio e nella realizzazione dello spettacolo. E vorrei ringraziare Peter e tutta la comunità insieme per quello che è stato fatto, grazie. Grazie, passiamo al video che spiega molto meglio di noi il lavoro fatto. Grazie ancora. Voglio fare una cosa che di solito insomma sarà più, non l'abbiamo fatto mai. Però io purtroppo la devo fare. Non ci voglio andare a luce. Ma da fastidio. Non l'abbiamo fatto mai, però siccome io provo una profonda invidia per tutti voi che lavorate dietro le quinte, perché io purtroppo da un po' di tempo sono passato dall'altra parte e non faccio più il vostro lavoro, ne faccio un altro, un mezzo di carte, una rabbia che voi non immaginate. Questo è colpa sua che mi ha messo dell'ambito. E allora io voglio ringraziare tutti, non li chiamo per nome, quello vero, tutti, per me non sarà più di meno, Enzo, capito? Non ho sentito che ha detto. Va bene, allora vogliamo che... Oh, ma se... questo è il mio Sebastiano, vedi? Chi sei tu? Sacerdote. Vieni qua. Vai, ti girati là, girati. A premiare i regali. A premiare i regali. Allora, premessa, quest'anno, allora... Ferrigno, che è un noto artista di Napoli, che praticamente è il più importante artigiano di presepi napoletani, quindi si trova a San Gregorio Armeno, che avete visto tante volte in televisione, perché è quello che... ma che è sto microfono? È quello che fa sempre le statuine del presepe di vari calciatori, presidenti, eccetera, eccetera. È stata un'esperienza bellissima, perché lui è abituato a grandi artisti, al Papa, a attori, calciatori, presidenti, eppure ci ha ricevuto nella sua bottega offrendoci il caffè napoletano. È stato veramente un grande, è una persona umilissima. E ci ha fatto questi doni.
Quindi questi premi che ha fatto apposta per il festival li ha fatti lui e ce li ha regalati. Ovviamente ci sono, si è ispirato a Massimo Troisi e quindi stanno lì, mo vediamo a chi darli. Io non so niente, non mi piglio responsabilità perché per me i vincitori sono tutti e niente, allora vediamo, premiamo prima. Ma premiamo i quelli che i ragazzi di Casa Johnny e Casa Mary con Casa Mary e Casa Johnny con la supervisione del maestro Stefano Veneruso, regista cinematografico e nipote di Massimo Troisi. Diamo questi riconoscimenti a nome della famiglia e siamo gli unici che la famiglia Troisi si è l'unico riconoscimento a nome di Massimo Troisi e la famiglia l'ha dato a noi, a questi ragazzi. Quindi è un premio prestigioso, un riconoscimento veramente importante. Io so che sì, veloci. Forza Roma! Questa è la voce dei deboli. Forza Napoli! Va bene, siamo caduti nel livello bassissimo, basta dai! Forza Lazio! Finito? Finita la cagatina, sì? Perfetto, ok. Allora fammi vedere un po', ti premiamo. No, questa no. Sì, allora. Quindi allora, Beatrice? Allora, ma li avete tutti quanti a lui e Franco. Allora, meritevole per aver espresso attraverso un lavoro vero ed emozionante che noi non siamo etichette, ma persone con un'anima e delle passioni, questo più che un premio vuole essere un ringraziamento per averci mostrato che lo spirito del festival è condiviso anche da giovani sognatori. Allora io dico se no si comincia a parlare a te, come no? Chi è questo? Aspetta. Un bacio è un gesto semplice, quanto complicato, nasconde molti significati e ognuno di noi ne ha colti differenti. Questi premi sono stati giudicati dai ragazzi di Casa Johnny e Casa Mary, quindi Casa loro. Attraverso una votazione che hanno fatto guardando tutti i corpi. Di sicuro un bacio trasmette un'emozione, per noi quello più significante. Vince questo riconoscimento. Il bacio. Un bacio. Marca! Grazie. Che emozione, un bacio! Dai. Bello, grazie. Bene. Allora, tieni la pergamena, con riconoscimento, ok. Franco, vuoi dare un saluto? Saluto! Ciao! Giustissimo. Oh, bravo Franco. Allora Rosanna mi porta le altre pergamene degli altri due premi dedicati sempre a Massimo Troisi. Vediamo un po'. Hai Rosanna! Allora questi. Vediamo un po'. Allora, meritevoli perché un. Beatrice, però tu l'hai. Legge. Almeno tu. Dai, faccio il balletto. Meritevoli perché in fondo siamo tutti dei sognatori, ma anche diversamente abili in qualcosa. Nonostante ciò, il corto ci ha raccontato che la volontà di raggiungere un obiettivo supera ogni ostacolo, anche il più grande, le nostre paure. Il premio va all'associazione La Carovana con il corto Io sto bene, secondo episodio. Perfetto, quindi lo dobbiamo. Sì, il successo. Lo dobbiamo mandare. Sì, sì.
batterie, sta prendendo le batterie. Poi invece questa del foto, giusto? Sì. Abbiamo dato un riconoscimento a in onore di Massimo Troisi. Dai al suo microfono. Anche i ragazzi hanno giudicato anche la fotografia, quelle che della mostra che avete visto, sì, la pista, se non l'hanno visto potete andare a vedere. Quindi sempre con non ce l'ho i microfoni. Quindi l'altro premio, vai. L'altro premio è per aver mostrato la diversità in uno scatto originale. Il premio va a Matrioska con extracomunitari. Bacetto! Brava, complimenti! Tu hai fatto qualcosa? Sì. Mannaggia, ma dovevi essere squalificata! No! Vabbè. Allora, vieni, ci sono i certificati che il maestro Ferrigno ci ha dato. Vai! Michele, ma per quale cosa? Dire! Jimmy! Quell'altro non funziona. Il personaggio che vince questa edizione, e questa però è compito dei giudici, quindi entrano in campo i seri, i professionisti. Con il tecnico della federazione, l'hanno fatto a te? Sì. Ovviamente dopo il consulto del nostro presidente Stefano Veneroso, a te la specie di microfono. Vi ringrazio a tutti, vi saluto. Allora, premettiamo che è stata un'esperienza bellissima e c'è stato un exequo proprio fino alla fine. Dopo 2 ore di consultazione abbiamo trovato la soluzione e la motivazione è questa: per la tematica trattata, l'equilibrio, che può considerarsi rappresentativa di ogni fragilità, il premio Vite d'Oro al cortometraggio migliore va a Up in the Air di Michael Capozzi. Che purtroppo non è presente, però vi ringrazia, ringrazia anche la sua produzione, la Mocumentary, e ha espresso molta felicità in questo, perché partecipare a questo evento per noi è stato molto importante, e vi ringrazio da parte nostra per questa occasione e per questo premio che ha vinto. Vai. Almeno nella parte principale. Sì, levo col microfono. Vado di voce. Ma di voce qui che ce l'ha un po' più alta. Questo comunque è il premio. Sì. Vite d'Oro. Vite d'Oro, sì. Leggo il messaggio dell'autore. Anzitutto voglio ringraziare tutti quanti, gli organizzatori del festival. Che si occupano di seguire con passione e dedizione un evento come questo, riuscendo a mettere in evidenza tematiche tanto importanti e profonde e a traslarle in una dimensione artistica che riesce, come sempre, a dare un valore poetico anche alle più buie oscurità. Detto questo, sono immensamente onorato e felice di aver ricevuto, insieme con Francesco Dinolfo e Pietro Davidi, registi del Mocumentary, in cui ho avuto il piacere di interpretare il ruolo di protagonista, questo premio al Festival Corto Ma Non Troppo, che da quanto ho avuto modo di constatare non è un festival che mira a dare solo un valore simbolico all'arte, ma piuttosto punta a fare dell'arte uno strumento di sensibilizzazione verso quelli che sono argomenti, come dicevo, di profonda importanza. Ringrazio quindi Francesco e Pietro, tutto lo staff del festival e tutte le persone che hanno collaborato direttamente o indirettamente alla realizzazione del progetto. La città di Torino, dove il video è stato realizzato, e soprattutto ringrazio la mia vita, che nel suo naturale decorso mi ha permesso, attraverso l'arte, di conoscere nuovi modi di vivere, nuovi importanti aspetti dell'essere che, specie in momenti di maggior difficoltà, si trova dinanzi al difficile passo da compiere per potersi risollevare e innalzare, ossia riuscire a cambiare punto di vista ed avere coraggio, forza d'animo e soprattutto confidare in quello che la vita gli dona spontaneamente,
come mezzo e strumento che possa permettergli di toccare una nuova dimensione di benessere e di rilancio. Concludo dicendo che il circo mi ha insegnato che la vita è l'arte del coraggio. Dove c'è coraggio, la paura prende quella minima e unica dimensione necessaria per poter vivere consapevoli. Grazie, Michael Capozzi. Vai. Comunque ci tenevo a presentare i giudici, sì. Non l'abbiamo fatto. Vai. Allora, lui è Simone Imperato, Stefano Imperato, io mi ostino a chiamare Simone purtroppo. E poi abbiamo Luca Bardella. Per tutti, oggi con i nomi proprio, eh? Valerio De Lorenzo e Girolamo Grammatico. Sono i giudici che con pazienza e con molto impegno hanno dato i premi e li allora, questo concorso è stato veramente un'ardua scelta perché le fotografie sono state tutte quante molto molto buone anche a livello tecnico, però diciamo che una sola è la vincitrice e tra tutti quanti noi alla fine abbiamo deciso di dare il premio a Piero Pulcinella, questo primo concorso fotografico, alla fotografia Il Re Solo di Johnny e Mary. La motivazione perché risponde a numerose domande esistenziali: che senso ha essere un re senza sudditi? Ma del resto non per caso nessuno è re stesso. Premio lo ritira Rosanna. Anna Gide. Guarda a noi. Ecco, brava Rosanna, brava! 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 Una parola? Ok. Allora, io abbiamo quasi terminato perché c'è sempre il video di misura. A nome di tutti spero di rivedervi l'anno prossimo e vi tengo informati immediatamente per la partita, mi dicevano forse Paolo 3 luglio? Potrebbe essere 3 luglio, quindi cominciate a preparare chi vuole partecipare a questo evento sportivo, tutti insieme, non c'è bisogno di saper giocare a pallone, tantomeno di giocare a pallone, perché sarà una giornata a trascorrere tutti insieme a Grotta Ferrata, che è Grotta Ferrata, che scandalo. No, che scandalo, io napoletano che dico Grotta Ferrata. Vabbè. E quindi spero che anche questa giornata sarete in tanti, così